tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video unboxing della nuova planetaria. L'andiamo subito ad aprire assieme. Intanto la ragazza mi ha detto di aprirla e poi provarla per vedere se funziona, ma quello ancora non lo faremo. Per adesso iniziamo ad aprirla e a vedere com'è e quello che c'è dentro. Allora, per prima cosa troviamo la palettina, le capentole, che non fa mai male. Poi c'è le istruzioni per l'uso. Chissà se ci sono anche delle ricette dentro. No, sono istruzioni per l'uso. Ok. Vabbè, questo qui poi quando andremo a provare lo faremo. Ha del polistirolo sia davanti che dietro e quindi adesso devo riuscire a tirarla fuori. Senza farla cadere, possibilmente. Abbassate il volume. Ok, ce l'ho fatta, ho dovuto girarla. Ok. L'ho desiderata talmente tanto che faccio molta attenzione perché ho un sacco paura che si rompa. Ah, qui incastrate non le trovavo, ci sono le, scusate, non si vedevano, qui incastrate ci sono le altre fruste, il gancio e quella foglia. E poi, oh, ecco, bravo. Ah, le ventose, quindi si è appiccicata al tavolo. Allora, è fatta così. Adesso, oh, santa pazienza. Devo ricordarmi che dove l'attacco, poi non dico che non la posso staccare. Ah, ok. Allora. Questo è il... Oh, mamma mia. Scusate. Vabbè, in pratica c'è scritto, vabbè, poi di staccare, di lavare tutto quanto, ovviamente. Ah, si gira e si sgancia. C'ha già il coperchio inserito, per fortuna mia. Ah, ok. Solo per sfilarlo si gira una volta che... Non lo so, dovrò leggere. Ah, perché ha fatto tipo l'ombrello. Ah, ok. Ah, adesso vi faccio vedere. Vabbè, questo qui è il contenitore, c'è scritto che è da 5 litri sulla scatola, la capacità della coppa. Adesso vi faccio vedere. Bene, bene, aspettate. Ok, ecco. Vedete qui il gancio, si gira, si leva. Io non avevo visto. Poi si reinserisce e si gira di nuovo e si blocca. Ok, ecco.
speriamo bene. Lì è dove si incastrano le fruste, qui c'è la base dove si incastra il cestello, qui vedete c'è il coso paraschizzi, il coso, sono molto, qui c'è l'apertura per versare le cose dentro senza aprirlo. Qua c'è scritto, c'è il disegno per che cosa vanno usate le varie fruste. Quello lì appunto è l'affare per tirare su e giù. E poi lì ci sono, c'è la manopola con le varie velocità. 6 velocità e quindi non vedo l'ora di provarla. Veramente. La marca è questa qui di Epicasa, Dictrolux, e niente, è fatta così, ha questa parte qui in acciaio, ha questa parte qui in acciaio, e niente, è fatta così, è molto bella, sono proprio contenta. Non vedo l'ora di iniziare ad usarla e di fare tantissime cose buone. Le faccio anche normalmente, anche senza questa, però questa qua mi semplificherà di molto sicuramente. Non vedo l'ora, soprattutto di fare il pane. Adesso vi faccio vedere anche le altre due palettine. Non butto via niente, metto tutto quanto dentro la scatola, perché con la fortuna magari che ho non funziona e devo riportarla. Quindi le altre due palettine sono questa foglia, e poi il gancio invece che è per impastare. Ah, ma sono tutti, vedete, fatti così qua. Come incastro, diciamo. Boh. Vabbè. Molto bella, io sono veramente molto contenta. E niente, adesso passiamo al prossimo pezzo, che è, ve la faccio vedere ancora, eccola lì, cioè secondo me è davvero bellissimo, la desideravo da tanto, veramente, non so, da tantissimo anni, e quindi sono proprio contenta. Meno male che cosa era già attaccato, se non ce lo dovevo attaccare, dico perché. Adesso vado, adesso andiamo ad aprire l'altra cosa, la bilancia pesa persone. Allora, adesso passiamo alla bilancia. Ho già scaricato l'app che dice qui OK OK International e adesso apriamo la bilancia sul tavolo che dondola. Ok. Vediamo un po' com'è. Meno male che non erano incluse le pile. Mi ha fatto spendere dei soldi per comprare le pile che c'erano già dentro. Vabbè. Non so dov'è che l'ha letto che non erano.
Beh, in effetti c'è scritto, adesso ve lo faccio vedere anche a voi perché povera ragazza, guardando, lei ha fatto quello che è poi il suo lavoro. Funziona con due batterie tipo a bottone a litio non incluse. Mamma, se voglio usarla devi avere il Bluetooth. E queste cosa sono? C'è scritto non incluse. Quella povera ragazza me le ha fatte comprare pensando che dentro non ci fossero, invece c'erano. Vabbè, così le abbiamo di ricambio. Qui c'è scritto, oltretutto, qui c'è scritto proprio non incluse. E quindi giustamente lei me l'ha fatta prendere, vabbè. Adesso la scatola la mettiamo lì, la tiriamo fuori. Qua fa vedere in pratica come usarla. Qui. E dice di mettere un piede sopra, poi andare a salirci con tutti e due i piedi, aspettare, ci dice il peso, non appoggiarci sopra cose pesanti e non prendere la martellate, di stare attenti che si può cadere e di stare attenti a non farla bagnare, se no, ciao, tanti saluti. Allora, per fortuna l'apertura dove mettere le pile è piccola, cioè che si apre senza cacciaviti. Quindi andiamo a mettere. Mi sa che non avete visto molto, era fuori fuoco, l'ho visto adesso. Ecco, ho messo tutte e due le pile. Allora, ho messo le pile, rimettiamo il cosino, se magari lo mettiamo dall'altro dritto, giusto meglio. E andiamo a leggere cosa c'è scritto sul libretto di istruzione. Oh, santa pazienza. Accoppiamento. Allora, inserire indirizzo. Ah, devo registrarmi prima. Ok, allora vado a registrarmi sull'app che ce l'ho sul telefono. Sto registrando col telefono, perciò devo per forza stopparvi un momento. Vado a registrarmi e poi facciamo tutto. Sono dentro all'app, adesso devo andare a fare il mio profilo. Ecco. Se in ogni cosa mettessero la possibilità di decidere la data di nascita in questo modo sarebbe tutto molto più semplice. Per andarmi a cercare, devo schiacciare quella frecciolina per andare indietro 10.000 volte. Ok. Adesso sto mettendo la mia altezza. Una foto. No. Magari seleziona dall'album. Ne ho tirata giù una che mi piace un sacco. Se mi ricordo dov'è. Forse in quella di Facebook.
No. Ok. No. Sì, scherzo, bellissimo. Sta procedendo. No. No, l'altezza è sbagliata, sono 1,58 m. Guarda un po'. Vabbè, tanto va. Allora, adesso dovrei mettere i chili che sono. Però io ancora non lo so, ho comprato la bilancia apposta, quindi io metto quanto sapevo di essere l'ultima volta. E poi si apre questa pagina, c'è scritto vabbè nessun dato e dice fai clic su andare per iniziare. Adesso dobbiamo accoppiare, adesso devo mettere giù la bilancia. Quindi adesso ci dobbiamo spostare sul pavimento. Allora, ho cambiato, cioè sto cambiando, metterò 81,5 perché mi sembra impossibile che ho perso 5 kg. Allora, la bilancia, quando mi sono pesata l'altra volta nel mio bilancino, era giusta, ero 81,5, perciò vado a confermare 81,5 come peso, non si conferma, ok? E poi si possono aggiungere altre persone, vedete? E viene fuori di nuovo la schermata per registrarsi. Adesso poi vediamo chi lo vuole fare. Intanto devo vedere, iniziare a vedere se riesco a farlo io. E poi non riesco ad associarlo. Adesso provo un attimo a vedere perché dice che per colpa del mio dispositivo, che per le impostazioni qua dice andare. Poi accoppiare e dice di toccare... Io sono anche sul Bluetooth, ho provato a riattaccarlo, mi viene fuori, però dice che è impossibile associare, verificate le impostazioni del dispositivo e riprovate. Ok, c'era il fatto che i dispositivi non potevano vedermi. Ok, non potevano vedere il mio Bluetooth, quindi adesso usciamo da qua e proviamo a rifare tutto quanto. Non si accoppia, proviamo ad andare a toccare il Bluetooth. Impossibile associare, verificare le impostazioni del dispositivo e riprovare. Riproviamo. Sono una mongola e quando diceva di mettere il peso qui, non era il peso nostro perché giustamente dovevamo pesarlo con la bilancia, ma bisognava inserire l'obiettivo. Oh, mamma mia. Vabbè, quindi adesso qua mettiamo 55. Il telefono, io non so che cavolo ha, forse da cambiare lo schermo un po'. Vabbè, ho impostato l'obiettivo di peso giusto. Allora, ho sistemato tutto, avevo combinato un casino, avevo messo il peso che ho adesso nel posto sbagliato e così. E quindi adesso ho sistemato tutto, adesso proviamo a vedere se ce l'ho
attiva, perché qui c'è scritto premere per accoppi premere, accoppiare, salire sulla bilancia per accenderla, e quando sul display del proprio smartphone saranno visibili i valori trasmessi dalla bilancia, premere accoppiare. Quindi, fatto. Adesso proviamo a salire.